Ciao ragazzi, oggi vedremo come realizzare da alcune immagini un video e inserire poi la musica. Come prima cosa andremo a importare le nostre immagini. Ora ne prendiamo una e la trasciniamo qui nella barra. E col tasto destro scegliamo la durata, possiamo farla durare quanti secondi vogliamo, anche minuti naturalmente, però conviene sempre secondi. Mettiamo diciamo 8 secondi. E vedete che si allunga, cioè questa sarebbe la durata che rimane la nostra immagine, vedete? Ora vediamo come animarla. Per poter animare la nostra immagine basterà fare doppio clic qui e vi verrà fuori questa tabella. Qui vedete che avete immagine, colore e movimento. Andate su movimento e avete tutte le modalità per poter muovere la vostra immagine. Ce ne sono veramente tante, quindi scegliete quella che più vi piace, tipo questa, magari zoom indietro, oppure abbiamo zoom in avanti. Vola dentro e vola fuori, che sarebbe questa qui, e vedete che le vostre immagini si vanno ad animare. Ora dovete semplicemente rifare l'operazione che abbiamo appena fatto, quindi per tutte le immagini che avete da fare. Per velocizzare l'operazione della durata basterà semplicemente cliccare su tutte le immagini tenendo premuto il tasto Shift ed evidenziare tutte quelle che vogliamo andare a modificare e quindi poi fare durata e mettere qua 8. Quindi dovrebbe portare tutte quante a 8 secondi. Ecco, vedete? Quindi questo è un metodo che si fa molto più velocemente per tutte le immagini. Tra un'immagine e l'altra possiamo anche andare a applicare le transizioni che le troviamo qui in alto e sono tutte queste qui che potete vedere. Possiamo tranquillamente andare ad applicarle trascinandole in questo modo e mettendole all'inizio dell'immagine. Possiamo anche scegliere diverse animazioni per ogni immagine. Ok, in questa maniera. A questo punto possiamo scegliere se andare a inserire qui sotto, diciamo, un messaggio vocale, quindi andremo a cliccare qui sul microfono e andremo a registrare il nostro messaggio vocale tramite ovviamente il microfono, oppure se andare a inserire una musica, oppure potete decidere di importarla dal vostro computer. Ovviamente l'avrete già scaricata da internet, ma assicuratevi che non sia coperta da copyright. Per questo ci pensa YouTube stesso, perché vi fornisce questo servizio. Ora non vi basterà che trascinare la musica sotto, vedete, è questa linea qua. A questo punto tirerete la barra, questa qui rossa, per andare a spezzare dove finisce il filmato la vostra musica, quindi la andrete a posizionare alla fine, tipo così, e qui effettuerete il taglio. La parte che avanza andrà tagliata e così avrete la musica. Se volete che verso la fine del filmato vada diciamo la musica scenda un pochettino, quindi vada a diminuire il suo volume, dovete semplicemente cliccare qui sulla barra verde, andare in regola audio e qua nella dissolvenza d'uscita mettete, vedete che c'è questa linea che si forma, quanto volete che si abbassi e in che punto si abbassi. A questo punto dovrebbe essere pronta. A questo punto non dovete fare altro che fare esporta e quindi salvare il vostro video. Per oggi è tutto, vi ringrazio, se avete domande da fare scrivetele nei commenti e naturalmente iscrivetevi al canale e mettete un mi piace a questo video. Ciao e alla prossima!